Roy Paci, non ha bisogno di presentazione, grande musicista, trombettista eccentrico. Roy, che ci fa un musicista qui a Borgo Ignazia al concorso dei vitigni autoctoni del sud? Ma devo dire che sono stato invitato da Nicola ed è stata anche una sorpresa per me avere questo invito, perché comunque è un gran privilegio stare in mezzo a dei veri degustatori, a delle persone con una grande capacità di riconoscere i vini. Io sono solamente un grande appassionato, però mi piace l'idea di poter assumere un ruolo quasi da ponte con quello che può essere anche il mondo musicale, che poi è il mio ovviamente percorso, il mio mondo dove mi muovo, anche perché c'è molto bisogno di poter veramente creare anche un'informazione importante su quello che è il circuito dei vini, ma anche il circuito proprio del cibo, della gastronomia in genere, dell'enogastronomia, quindi, perché anche gli artisti hanno bisogno di avere gli stimoli, informazioni rispetto a quello che può essere veramente un uso di materia prima giusta e pulita e onesta e sincera. Come si conciliano, come dire, i ritmi del tuo lavoro con la passione per un alimento come il vino? Io penso che il vino comunque ha un posto di primaria importanza, anche perché comunque è alimento quotidiano di quello che poi è anche l'accompagnamento a determinate pietanze, a determinati piatti, soprattutto per persone come me che appartengono ad una tradizione meridionale. Quindi nel meridione si è sempre usato il vino, dal vino patronale, come lo chiamavamo noi in Sicilia, il vino proprio fatto in casa, a quelle che poi sono state ovviamente, grazie ad una ricerca, i vini più importanti. Quindi il vino diventa lubrificante dell'opera di ingegno, lo definisco così perché riesce a scaldare come le valvole di un amplificatore, riesce a scaldare in maniera analogica quella che è la creazione. La creazione, l'opera d'ingegno, la creazione di un brano, di una musica che ha bisogno anche di essere supportata da quelle che sono poi le materie prime. Noi tutti ci alimentiamo, penso che è una delle cose più importanti avere a che fare con un mondo che ti circonda, un mondo dell'enogastronomia, che possa essere un mondo che poi è vicino alla sensibilità degli artisti stessi. Quindi non siamo ancora in tanti quelli che probabilmente dedichiamo il giusto tempo al vino in questo caso, però sensibilizzare attraverso una rete gli altri colleghi, gli altri musicisti, non fa altro che veramente creare poi anche un circuito virtuoso, bello, che si innesca in maniera poi anche naturale, come i vini naturali, no? Senti, la tua musica in qualche maniera ha trovato una corrispondenza, ormai il concorso è al termine, fra poco saranno annunciati anche i vincitori. Tra i vini c'è qualcuno o qualche vitigno che ti ha colpito di più, e in particolare se ti ha colpito in virtù se si possono fare delle correlazioni con la musica che esegui? Io devo dire che sono rimasto molto sorpreso dai vitigni che arrivano dalla Calabria, nonostante io sia siciliano, noi abbiamo i nostri cuginetti calabresi che sono stati sempre molto vicini, abbiamo un sacco di cose in comune, dei legami forti anche tra artisti stessi. Vorrei citare personaggi come Peppe Voltarelli e altri grandi amici, ci sono delle grandi realtà, e devo dire che in questa meravigliosa esperienza del Radici Wines Festival ho trovato veramente delle grandissime e importanti realtà calabresi che mi hanno destato veramente tanto stupore, e mi riferisco ai vini come il Maiocco o vini come
L'ultimo che abbiamo provato è solo... Era un Agliani, quel Taurasi. Il Taurasi, che effettivamente hanno riscattato quello che in effetti io forse, probabilmente anche per la mia ignoranza, conoscevo in maniera forse limitata di quello che era la realtà enoica, enologica calabrese. Devo dire che è molto importante questo, perché comunque la Calabria ha bisogno veramente di un supporto adeguato, e mi sento molto vicino a quello che...